Andalucci, oggi faremo un video molto molto particolare. Farò con queste componenti una pochettina veramente molto carina. Allora, in pratica useremo questa scocca in Ecoflex che trovate da Federica Evaristo Intrecci Preziosi. Questa in particolare è la scocca per porta tablet. Dopodiché useremo della stoffa a nostro piacimento, del cordino, ma ne basta veramente pochissimo in contrasto. Io l'ho scelto blu perché ho scelto questa come chiusura, quindi un cerchiettino di quelli usati per fare i barattolini. Vedete, su stoffa gialla c'è del blu, quindi io sicuramente farò il giro blu perché sarà la nostra chiusura e naturalmente una calamita. Quindi oggi in pratica un tutorial per le nostre amiche a cui piace il cucito. Quindi partiamo subito prendendo la macchina da cucire. Allora, prima di tutto dobbiamo prendere le misure del nostro Ecoflex e io vi dico che le so già perché l'ho già misurato, è 25 di larghezza per 18 di altezza. Quindi come dobbiamo tagliare la nostra stoffa, che io ovviamente ho già tagliato, ho tenuto 1 cm a destra e a sinistra, vedete, in questo modo. E ho moltiplicato per 4 l'altezza, quindi ho fatto 25 per 4 e mi è venuta fuori, vedete, se io faccio in questo modo, vedete che si piega 4 volte la stoffa. Perché? Perché noi adesso andremo innanzitutto a cucire i laterali, quindi ci servirà quel centimetro di margine a destra e a sinistra per cucire la nostra stoffa. Dopodiché infileremo il nostro Ecoflex, cuciremo l'ultima parte e lo faremo entrare all'interno di modo che la stoffa stia dal dritto sia all'esterno del nostro Ecoflex sia come fodera all'interno. Detto così sembra complicato, ma vi assicuro che è facilissimo. Quindi procediamo subito con le cuciture. Quindi ho messo sotto il mio filato senza tirare per avere la stessa tensione, vado a fare la mia prima cucitura, ovviamente con la stoffa a rovescio. Quindi alziamo il piedino, alziamo l'ago e stacchiamo, ecco qua, la nostra. Vedete, abbiamo già fatto la prima cucitura da questo lato. Andiamo a fare la stessa cosa dall'altro lato, tenendo sempre presente nel centimetro che abbiamo ottenuto in più. Ecco, diciamo, quindi alziamo il nostro piedino, infiliamo la nostra stoffa in questo modo, abbassiamo il nostro piedino, ecco, io so che qua più o meno è 1 cm, e faccio la stessa medesima cosa. Fatto anche questo passaggio, vedete, noi ora andiamo a rigirare la nostra stoffa in questo modo e se abbiamo cucito giusto dovrebbe entrarci bene bene la nostra scocca. Vedete? La nostra scocca è entrata perfettamente. Vedete che qui all'interno c'è la nostra scocca, eccola qua, ed è precisa, cioè proprio precisa, precisa. Ora noi cosa dobbiamo andare a fare? Dobbiamo andare a cucire questo, perché sarà la fodera interna. Per cucirla, siccome io non gli ho dato neanche una manina di zigzag,
cosa faccio? Giro giusto un pezzetto di lembino dentro, prendo la mia macchina da cucire, alzo il mio piedino, infilo sotto la stoffa in questo modo e vado a cucire tenendo dentro un pezzettino, così che la cucitura sia quantomeno bellina. Stiamo proprio al limite, in modo da avere abbastanza stoffa per l'intera scocca. Faccio quel pelino di retromarcia, alzo il piedino, tiro il filo, taglio e vedete, abbiamo chiuso. Ora tagliamo i fili che ci sono in giro, perché sono quelli in più, in questo modo, scusate. E cosa facciamo? Giriamo all'interno, ecco qua, la nostra fodera, in questo modo. Quindi già a questo punto vedete che abbiamo la nostra, ecco qua, la nostra pochettina sarebbe finita e anche foderata. A questo punto passiamo alla parte all'uncinetto. E come facciamo? Semplicemente andiamo a fare tutto un giro di aggancio per primo, quindi uno, ci entro due volte, due, ho preso un filato piuttosto sostenuto, ci faccio passare, ecco qua, la codina, quindi vado a fare altri due punti, potete farne anche tre se volete una cosa un po' più, come dire, compatta. Ma io ho già scelto un filato abbastanza grosso e quindi di conseguenza già abbastanza compatto. Quindi vado a fare tutto il mio giro di maglie basse, due maglie in ogni forellino, in questo modo. Arrivata alla fine del giro, scusate, io uso un uncinetto sempre lo stesso, ma che si sfila, ecco qui. Arrivati alla fine del giro, io rientro qui e vado a creare la maglia che mi mancava, in questo modo. Unisco con una maglia bassissima e farò un secondo giro con aumenti, quindi faccio una catenella, la prima la lascio come se fosse già la maglia lavorata, nella seconda ne vado a lavorare due, quindi uno e due. La prossima la lavoro singolarmente, in quella dopo ne lavoro due, uno e due. Quindi facciamo questo per tutto il giro, questa singolarmente, nella prossima uno e due. Quindi proseguiamo così. Finito anche questo primo giro, perché l'attacco non lo calcoliamo come primo giro, ci infiliamo nella prima maglia in questo modo e chiudiamo con una maglia bassissima, ci rialziamo in questo modo e questa volta nella primissima entriamo così e facciamo quella che è la nostra seconda maglia, poi ne andremo a fare due, una e un'altra nella prossima, nella terza ne facciamo due, quindi questa volta l'aumento è ogni due maglie. Facciamo, questo sarà il nostro ultimo giro, quindi questa sarà la maglia singola, nella prossima singola, nella prossima due
maglie, quindi la lavoriamo con l'aumento e così via per tutto il giro, quindi singola, singola e 2, 1 e 2. Procediamo così per tutto questo terzo giro. Quindi arrivati in fondo, tagliamo il filo, sfiliamo, infiliamo nel lago tirafettuccia il nostro filato in questo modo e facciamo la chiusura, ecco qua, quella invisibile, quindi entriamo in questo modo e al centro della maglia l'ultima lavorata, quindi in questo modo. Vedete, così non si vede la fine del giro. Dopodiché taglieremo e bruceremo. Ora cosa andremo a fare? Andremo a piegare a metà il nostro pezzo di pelle, gli diamo un po' la forma in questo modo e andiamo a posizionarlo al centro della nostra pochette. Se non siete sicuri, prendete le misure col centimetro. Quindi cosa facciamo? Apriamo e iniziamo a fare il primo punto. Vedete, io ho infilato quel filo di nylon e vado a prendere tutto. Scocca in Ecoflex e anche la mia parte all'uncinetto. Quindi non faccio altro adesso che cucire la mia lavorazione all'uncinetto alla mia pochettina. Ora, senza di tale rimane un po' ostica la cosa. Comunque, procedo in questo senso, quindi per tutto questo giro. Quindi vado a cucire la mia parte all'uncinetto prendendo, ecco, prendendo l'ultima costina. Quindi vedete, rimanendo dentro nell'ultima costina in modo che non rimanga poi rialzata. Giunti a questo punto, vedete, abbiamo affrancato il nostro cerchietto, non dobbiamo fare altro che prima cucire la calamita, una parte di calamita al centro della nostra, vedete, lavorazione ad uncinetto. Quindi in questo modo. Andrò molto semplice avanti e indietro perché tanto, tenendo bene qua, così facciamo il nodino per primo. Facciamo un nodino per fermarlo perché si sa che il primo, se non facciamo un nodino, se ne va in giro. Ecco qui, facciamo un bel nodino. Dopo lo nasconderemo. E quindi ora vado a fissare bene la mia calamita. In questo modo, quindi entrando nei forellini e fissandola per bene. Quindi possiamo anche entrare e uscire, l'importante è che non entriamo e usciamo sempre dallo stesso foro. Quindi attacchiamo per bene al centro questa calamita e poi cuciremo quella sulla nostra pochettina. Affrancata la nostra calamita sulla tondino, facciamo in questo modo e io fortunatamente ho un disegno di riferimento, quindi posso staccare e iniziare a cucire prendendo anche solo la stoffa in questo modo, vedete? Scusatemi, sono uscita dall'inquadratura, quindi vedete, prendete anche solo la stoffa e andate a cucire la vostra calamita nello stesso modo in cui abbiamo cucito quella sul tondino. E come tocco finale non poteva mancare la mia bellissima etichetta Fungo Label, quindi vado a staccare la pellicola protettiva, giro, metto un filo di attac perché potrei cucirla, ma è comoda anche, vi assicuro, con un filo di attac, anche perché io ho preso apposta queste senza buco proprio per poterle incollare. Quindi giro, metto qui nel mio angolino, premo un attimino
Anche perché l'attac ci mette un attimino ad aderire. Ecco qui, perfettamente attaccata. E la mia pochette Sicily è finita. Guardate che bella, veramente molto graziosa, ben foderata anche dentro, vedete? Perfetta. Ecco qua, pronta per essere portata in giro con noi. Spero che anche questo lavoretto, che è stato un misto uncinetto e cucito, vi sia piaciuto. Io vi saluto, vi dico che tutti i riferimenti ai vari materiali ve li lascerò in descrizione, ma naturalmente Ecoflex, parti in pelle e filato, li ho acquistati da Federica Evaristo Intrecci Preziosi. La stoffa era un ricordo che mi sono portata dalla Sicilia quest'estate e le bellissime etichette sono di Fungo Label. Un bacione grande, ciao ciao da Luci e al prossimo video tutorial.